Allora, ragazzi, vi condivido un attimo sullo schermo le specifiche di un contatore. Lo vedete? Visibile a tutti? Sì, prof. Ok, allora, sono tre pagine di specifiche. Dove al di là della prima colonna in cui trovate le caratteristiche di ingresso, ma non ci servono per il calcolo dell'incertezza, andiamo subito all'indicazione di come calcolare l'incertezza nel caso della misura della frequenza, frequency A, o del periodo, period A. Partiamo dalla valutazione dell'incertezza per quanto riguarda le misure di periodo. Allora, la formula da cui dobbiamo partire è quella dell'accuracy, perché l'accuracy ci consente poi di identificare quindi la semiampiezza di un intervallo pari all'accuracy, dividendo per radical 3 otteniamo l'incertezza. Allora, come vedete, l'accuracy la vediamo somma di due termini, un termine resolution e un termine time base error, che è tutto sommato qualcosa che mi aspetto. Vi ricordate ieri come abbiamo calcolato il periodo? Il periodo t con x risultava uguale a nx, quindi c'è un termine di conteggio, e poi tau, resolution, time base error. Allora, per quanto riguarda il time base error, il discorso è un po' più semplice, nel senso se andiamo, scorriamo le pagine di questo manuale, troviamo il time base e in particolare differenzia le performance nel caso in cui voi abbiate uno standard crystal, avete comprato un clock standard. Sono cristalli di quarzo che oscillano e che quindi danno una temporizzazione, un clock all'interno dello strumento. Oppure il caso in cui avete comprato l'opzione 010 High Stability Crystal, oppure il caso in cui utilizzate un clock esterno, external time base input. Ok? Perché voi potete anche decidere che il clock dello strumento non vi va bene e decidete di usare un clock esterno. Lo standard, che è quello che è inserito all'interno dello strumento che voi utilizzate, ha una frequenza di 10 MHz e ha delle caratteristiche di performance che, come vedete, peggiorano anno per anno. Il costruttore garantisce che l'invecchiamento è inferiore a 3 parti per 10 a meno 7 al mese. Per gli effetti di temperatura, 4 per 10 a meno 6, inferiore a 4 per 10 a meno 6 nel range 0,50 gradi, e c'è una possibilità di una variazione del clock anche in funzione dell'alimentazione. Voi questo strumento lo attaccate alla 220, se c'è una variazione interna al 10% della variazione, abbiamo una variazione del cristallo. Diciamo che per delle verifiche anche che abbiamo fatto, questa accuracy legata alla time base la fissiamo pari a 10 a meno 8. È una ipotesi semplificativa, diciamo, che va anche un po' al di là di quelle che sono le specifiche fornite al costruttore. Quello su cui vi voglio soffermare con voi, invece, è il modo con cui va a calcolare la resolution. La resolution è fatta di due termini. Un termine che è due volte l'LSD, nel caso nostro è last significant digit, cioè l'ultima cifra indicata sul display. L'ultima cifra indicata sul display, vabbè, io la posso leggere sul display e quindi vedo che l'ultima cifra è un microsecondo, un nanosecondo, a secondo di quello che sto misurando, però lui mi dice, guarda, l'indicazione sul display è pari a un nanosecondo moltiplicato per il periodo, cioè per il valore che stai misurando, diviso
il gate time. Allora, il gate time è il tempo di apertura della gate, il tempo di entro il quale vado a effettuare il conteggio. Il gate time, siccome ve lo trovate come necessario per il calcolo di queste incertezze, lo dovete andare a misurare. Allora, ci sarà un tastino sul vostro strumento che, diciamo, vi invito a vedere adesso. Pubblicheremo quanto prima anche la registrazione delle esercitazioni connesse al contatore. Al di là di un'esercitazione che svolge alcune misure, c'è una breve registrazione che sintetizza un po' quelli che sono i tasti fondamentali di questo studio. Quindi questo è un esempio del fatto che in caso di strumenti un minimo complessi, dobbiamo dare un'occhiata al modo con cui si calcolano le incertezze, perché in qualche caso per il calcolo dell'incertezza diventano necessari alcuni parametri a cui non necessariamente mi viene in mente da pensare. Gate time mi serve per calcolare la risoluzione. Ora, quello che non capisco è quest'altro termine, perché la risoluzione, me l'aspettavo, è legata al conteggio, al ANX. Quindi se io vedo la formula t con x uguale nx per tau, mi aspetto una propagazione delle incertezze che coinvolge nx e tau. Che cos'è ora questo trigger error? Allora, vado a vedere cos'è questo trigger error scorrendo sempre queste specifiche. Trigger error. E trovo che il trigger error è una radice quadrata di e con i al quadrato più e n quadro diviso input slew rate trigger point e tutta una serie di indicazioni. Allora, interrompiamo la condivisione e capiamo che cosa è questo trigger error. Ok? Noi abbiamo immaginato che quando il mio segnale passa per il livello di trigger, immaginiamo di aver fissato un livello di trigger 0 pendenza positiva, in quell'istante scatta un impulso. Adesso, viceversa, cosa ci dice quella formula? Cosa ci dice il nostro ragionamento? È che cosa succede nel caso in cui il mio segnale abbia sovrapposto del rumore? Se ho del rumore sovrapposto, può capitare che questo passaggio per lo zero possa avvenire prima o dopo il punto in cui dovrebbe avvenire. Forse ve lo rendo più visibile. Siccome il rumore è una grandezza, se lo disegno così sembra una grandezza deterministica, invece il rumore è una quantità aleatoria. Vuol dire che per me il mio segnale ha una sua variabilità che non mi è consentito di conoscere, cioè non so quale dei punti sarà veramente quello di intercetto. Vedete che c'è un'indeterminazione nell'istante in cui scatta il trigger. Può scattare prima, può scattare dopo, o può scattare perfettamente nel passaggio per lo zero. Allora, questa sorgente di incertezza dipende ovviamente dalla entità del rumore. Ecco che al numeratore di quel trigger error trovate una radice quadrata di e con i quadro più e con n quadro. E con i è il rumore, è il valore efficace del rumore interno allo strumento. E con n è il valore efficace del rumore eventualmente sovrapposto al segnale, quello che si chiama rumore di tipo normale. Allora, nella nostra semplificazione noi usiamo E con N uguale a 0, cioè immaginiamo non ci sia rumore normale. D'altra parte noi faremo le misure
facendo generare il segnale a un generatore di funzione, a uno strumento che sta lì vicino, quindi non c'è il motivo per cui questo segnale sia caratterizzato da rumore. Quanto vale il rumore interno? Allora, questo me lo dice il costruttore, cioè dice: guarda, sono 260 microvolt. Quindi, poiché la radice quadrata di Econi al numeratore, io trovo 260 per 10 a meno 6. È l'ampiezza. Io qua ho fatto il rumore come un gessetto. Se prendo un gessetto più grande, l'indeterminazione è maggiore. Se prendo un gessetto più piccolo, l'indeterminazione è minore. Ma l'incertezza nell'istante di trigger dipende anche da un'altra cosa. È inversamente proporzionale, perché trovate al denominatore, un termine input slew rate at trigger point. Che vuol dire questa frase in inglese? Input slew rate vuol dire pendenza del segnale d'ingresso. At trigger point, dove? Nel punto di trigger. Perché? Perché vedete, stesso gessetto, quindi stesso valore efficace del rumore. Se il segnale passa così sullo zero, sul punto di trigger, o passa così, come vedete, l'incertezza dell'istante di trigger è estremamente diversa ed è quanto più è la pendenza, tanto più piccola è l'incertezza. Quindi non mi stupisco che al denominatore ci sia l'input slew rate. D'altra parte, quindi come calcolo la pendenza del segnale d'ingresso? Il segnale d'ingresso è un V con M seno di omega t. La pendenza è la sua derivata, quindi V con M omega coseno di omega t. Coseno di omega t nello 0 vale 1, quindi è il valore massimo per 2π greco f. Tenete presente che lo strumento ha un tastino che vi consente di misurare lo slew rate. Ok? Quindi diciamo, potete o calcolarlo o farlo misurare allo strumento. Il fatto che ci sia questa formula lo posso anche vedere da un altro punto di vista. Qui ho devo calcolare l'incertezza in una misura di tempo, funzione di una incertezza sulla tensione, perché vedete, ho una incertezza sul valore della tensione. Allora, come faccio a fare la propagazione di questa, una propagazione dell'incertezza, un'incertezza sulla tensione che si propaga sul tempo? Dovrò andare a fare la derivata della tensione nel tempo. Ecco, questa è proprio la derivata della tensione nel tempo moltiplicata per l'incertezza nella tensione. Ok? Quindi diciamo quella formula la vedo sia da un punto di vista qualitativo, ma la vedo anche da un punto di vista analitico. Ok? Proseguiamo a vedere qualche altro modo con cui devo calcolare le incertezze. Condivido di nuovo lo schermo in maniera tale che mi possiate. Voi sempre interrompetemi quando c'è qualcosa che non vi è chiaro, ragazzi. Lo fate sentire troppo solo. Allora, ritorniamo
all'incertezza nella misura di periodo. Ok. Se vado a vedere l'incertezza nella misura di frequenza, ritrovo la medesima formula. Ora, è necessario fare a questo punto una riflessione, per cui rivado alla lavagna. Ricordiamoci com'è fatta la misura di frequenza. Nella misura di periodo, cosa faccio? Genero il trigger per lo start, genero il trigger per lo stop e conto gli impulsi di clock. L'incertezza, il trigger error, fa sì che questi istanti di start e stop sono incerti. Il fatto che io posso aprire la porta un po' prima, un po' dopo, chiudere la porta un po' prima, un po' dopo, mi può fare perdere degli impulsi o contare degli impulsi di troppo. Quindi è normale averne tenuto conto nel calcolo dell'incertezza. Perché se questa incertezza, se il rumore è molto elevato, questa variabilità del trigger è significativa. Come faccio la misura della frequenza? La porta la apre e la chiude il clock, quindi degli impulsi che non hanno incertezza, e conto gli impulsi di trigger. Ognuno di questi impulsi ha una sua incertezza. Mi trovate? Perché sono gli impulsi generati a partire dal segnale. Ma il fatto che qui ho tutta questa serie di soldatini che si spostano un po' più avanti, un po' più indietro, nel conteggio di NX, mentre qui il conteggio di NX potrebbe variare perché prendo o perdo impulsi, qui può capitarmi soltanto che l'impulso che sta più vicino l'avrei dovuto contare e con l'incertezza me lo ritrovo che va fuori. Oppure uno che stava fuori, con l'incertezza del trigger mi entra dentro. Continuo a sbagliare di 1 su NX. Allora, come mai il costruttore mi dice invece no, devi calcolare, devi tenere conto il trigger error anche nelle misure di frequenza? Allora, questo avviene perché lo strumento di cui stiamo parlando è uno strumento che prende il nome di contatore reciproco. Cosa fa il contatore reciproco? È uno strumento, quando comprate un contatore, se il contatore è un contatore reciproco, è uno strumento di qualità migliore. Perché? Perché il contatore reciproco, senza saperne leggere né scrivere, ogni volta misura periodo e frequenza del vostro segnale. Qualunque cosa gli abbiate chiesto, se gli chiedete periodo, lui misura comunque periodo e frequenza. Se gli hai chiesto periodo, lui a partire dalla frequenza si calcola il periodo e sceglie tra queste due misure quella con migliore caratteristiche di precisione. Abbiamo detto ieri che la misura di periodo la faccio bene per periodi elevati, quindi per segnali a bassa frequenza, mentre invece le misure di frequenza le faccio bene per segnali le misure di frequenza le riesco a fare bene per segnali di frequenza elevata. Quindi diciamo che mentre in uno strumento che non sia reciproco io devo essere io a capire qual è lo strumento, qual è la misura tra le due migliore, nel reciproco lui mi solleva da questo problema. Se io voglio avere sullo schermo 20 millisecondi,
dovrei fare una, ho un segnale a 50 Hz, devo fare una misura di periodo, non una misura di frequenza. Ebbene, se io gli ho chiesto frequenza, lui mi scrive 50 Hz, ma mica mi ha calcolato questo 50 Hz come misura di frequenza. Ha fatto la misura di periodo e ha fatto l'inverso, il reciproco. Ecco il motivo. Allora, poiché lo strumento fa sempre o misura di periodo o misura di frequenza e sceglie la migliore, ecco che nel calcolo dell'incertezza di misura, l'incertezza della misura di periodo e l'incertezza della misura di frequenza sono identiche, hanno la stessa formulazione. Vediamo adesso le misure di intervallo di tempo e capiamo come il costruttore ci suggerisce di andarle a fare. Condividiamo. Lo schermo e vediamo time interval A e B. Allora, al solito partiamo dall'accuracy. L'accuracy è data dalla resolution, time base error, compare qua, T sarebbe la misura di intervallo di tempo, un trigger level timing error. Perché allora la resolution è ancora una volta start trigger error, stop trigger error. Perché qui, mentre nel caso precedente avevamo, nella misura di periodo, avevamo un trigger error, qua abbiamo due trigger error, un trigger error del start e un trigger error dello stop. Perché ne ho diversi trigger error? Perché potrei avere due segnali con pendenza diversa o con rumore sovrapposto diverso. Ok? Quindi ho due diversi start and stop, ok? Mentre nel caso precedente avevo un unico trigger error. Che cos'è adesso quest'altro effetto legato al trigger? Trigger level timing error. Allora, il trigger level timing error mi viene raccontato sempre qui sotto. Trigger level timing error, ok? Ed è descritto da questo disegnino. Io preferisco rifarvelo alla lavagna. Allora, c'è un'altra cosa che dobbiamo dirci quando sui circuiti di trigger. Abbiamo detto che il circuito di trigger si basa su un trigger disunit, che è un oggetto. Allora, che cosa dovrebbe fare un trigger ideale? Un trigger ideale, se noi qui descriviamo, mettiamo qui l'uscita del trigger e qui mettiamo la differenza di tensione tra il livello di trigger che ho fissato e la tensione che si presenta all'ingresso del mio circuito. Ebbene, un trigger ideale dovrebbe avere meno V fin quando la differenza di tensione in ingresso è minore di zero, al momento in cui la tensione d'ingresso è uguale alla tensione a cui ho detto di scattare, dovrebbe passare a più V. Questo è un trigger ideale. Nessun circuito elettronico è in grado di scattare in maniera deterministica al momento in cui la differenza di tensione all'ingresso è zero. C'è sempre una soglia nello strumento, vedete nelle specifiche, l'ho mostrato prima, magari lo rivedete dopo. Questa soglia è 36 millivolt. Che cosa mi sta dicendo il mio costruttore? Che io fisso il livello di trigger zero, ma lui fin quando non supera questo livello di trigger di 36 millivolt, lui non scatta. Ok? 36 millivolt.
Che vuol dire? Vuol dire che nel funzionamento normale, lui fin quando la differenza non raggiunge 60 millivolt, lui resta a meno V, non scatta. Scatta a meno V quando si superano i 36 millivolt. Scatta più V. Analogamente, se devo fare uno scatto inverso, non scatta all'inverso fin quando non supera una soglia di meno 36 millivolt. Generalmente la soglia di scatto di un trigger positiva e negativa coincidono. Vuol dire che se io adesso ho la differenza di tensione in ingresso che diminuisce, io fin quando non leggo 36 millivolt, non scatto. Questo disegnino che vi ho fatto qui rappresenta il funzionamento di qualunque circuito di trigger. È un circuito caratterizzato da isteresi. Vi faccio un altro esempio di un altro circuito che si basa su un attacco-stacco, no? I termostati. Il termostato che avete in una stanza, il termostato che avete nello scaldabagno, sono sempre caratterizzati da isteresi. Cioè, se voi fissate il livello di temperatura dell'acqua nello scaldabagno a 30 gradi, al momento in cui si superano i 30 gradi, lo scaldabagno si stacca. Al momento in cui scende al di sotto i 30 gradi, si dovrebbe riattaccare. Se non ci fosse l'isteresi, questo dispositivo si romperebbe dopo 24 ore. Perché? Perché voi avreste 30 gradi, stacca, subito dopo si raffredda, riattacca, stacca, riattacca. È fondamentale che ci sia una differenza, e di solito a volte non è neanche tanto piccola, tra la sensibilità allo stacco e quella, la soglia positiva e la soglia negativa. Ve ne accorgete perché quando voi spostate un termostato, vi accorgete salendo lo scatto in un punto, quando scendete non scatta nello stesso punto, ma scatta in un punto più basso. Ok? Allora, trigger level timing error. Che vuol dire? Vuol dire che lo start non avviene all'istante di trigger, ma avviene 36 millivolt dopo. Ma questi 36 millivolt è un po' l'indecisione. Prima era un'indecisione, questo è un ritardo sistematico. Scatta sempre dopo, la porta si apre sempre dopo. Quanto dopo? 36 è fisso, ma la pendenza è variabile. Quindi ecco che mi trovo 36 millivolt al numeratore nel trigger level timing error, mi trovo. Questa formula trovate sulle specifiche del costruttore. È una formula simile a quella che abbiamo visto prima, ma con delle diversità. Al numeratore non c'è più il rumore, ma c'è un valore fisso, 36 millivolt. Al denominatore c'è input slew rate at trigger, at start trigger point. Ok? Cioè dice, attenzione, c'è un ritardo. Questo ritardo di quanto è? Beh, dipende dalla pendenza. Ma io devo anche chiudere la porta. Quindi, anche quando la devo chiudere, potrei chiuderla con lo stesso ritardo, perché i 36 millivolt sono gli stessi. Se per caso l'input slew rate at stop trigger point fosse identico all'input allo start, questo contributo scompare. Allora, è il motivo per cui questa incertezza non compare nelle misure di periodo. Perché? Perché nelle misure di periodo lo start e lo stop
sono due passaggi per lo stesso livello dello stesso segnale, che quindi ha rigorosamente la stessa pendenza. Quindi questo termine di incertezza nelle misure di periodo non compare. Compare nelle misure di intervallo di tempo. Perché? Perché nella misura di intervallo di tempo potrei avere delle tendenze diverse dei due segnali. Abbiamo visto, vi ricordate, lo sfasamento. E lo sfasamento passano per lo zero, ma potrebbero passare per lo zero. Un segnale possa avere un segnale così e un segnale così. A questo punto questa pendenza è più elevata, questa pendenza è più bassa, quindi lo stop e lo start, qua il ritardo allo stop sarà maggiore del ritardo allo start, quindi potrò perdere, se il ritardo allo stop è più grande, il tempo di conteggio aumenta, prendo degli impulsi in più che non dovrei prendere. Ok? Quindi ve lo ritrovate nel calcolo delle misure di intervallo di tempo, ve lo trovate nella formula delle misure di sfasamento e così. Quindi diciamo che questo strumento, fare un'esercitazione con questo strumento, vedere l'esercitazione che abbiamo fatto e fare voi i calcoli, è un esempio interessante di un calcolo dell'incertezza un pochino più articolato. Quindi diciamo, io vedremo come evolvono le cose nelle prossime giornate, settimane. Comunque, questa esercitazione è comunque registrata e comunque vi invito a fare l'esercitazione connessa all'uso di questo strumento. Ora, siccome c'è un po' di tempo, io interromperei la registrazione, perché separare i file audio e video è sempre complicato. E la riattaccherei, perché avevo lasciato in sospeso con voi l'argomento delle misure di resistenza di ordine elevato, e così oggi chiudiamo quell'argomento. Allora, interrompo la registrazione.